In merito all'arresto di Roberto Leone, il direttore del Banco Zoaglio di Corte Emilia, il nostro portale ha ricevuto dall'ufficio stampa del Banco Zoaglio una nota che ha pubblicato. Il legale del Banco Zoaglio, avvocato Nicola Gianaria, riferisce, ribadendo la totale estraneità dell'istituto alla vicenda, che il banco stesso, in attesa di ulteriori sviluppi, si costituirà, se del caso, parte civile quale soggetto danneggiato a tutela della propria immagine. Nel corpo di Matteo Garello, il 23enne ritrovato morto nella sua abitazione giovedì 12 settembre, è stata rilevata una sospetta overdose da stupefacenti. La mattina di giovedì disse di non sentirsi molto bene subito dopo essersi svegliato, per poi rimanere a letto e non rialzarsi più. Gli esiti definitivi dell'autopsia effettuata sabato mattina saranno resi noti tra pochi giorni. Nel frattempo, la magistratura ha dato il nulla osta per i funerali che si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Salice a Fossano. Secondo gli ultimi dati UIL, da gennaio ad agosto 2013 in provincia di Cuneo è stato richiesto il 37,6% di ore di cassa integrazione in più rispetto allo stesso periodo del 2012. Nelle altre province del Piemonte le ore di cassa sono risultate tutte in calo. Dopo l'inizio della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il ragioniere Adriano Bruno di Borgo San Dalmazzo, indagato per una truffa ai danni dello Stato che ammonterebbe ad almeno 25 milioni di euro, più di 500 tra aziende e privati cittadini delle zone di Cuneo e della Valle Stura stanno ricevendo in questi giorni gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate relativi all'anno 2008. Si tratta di soggetti che sono o sono stati clienti di Adriano Bruno e che sono costretti ora a pagare multe che possono arrivare fino a centinaia di migliaia di euro. Tra le irregolarità portate alla luce dall'indagine della Guardia di Finanza, vi sarebbero firme falsificate, spese inesistenti e soprattutto imposte evase. In molti, tra i clienti del ragioniere di Borgo, secondo l'opinione di Confcommercio e Confartigianato, non sarebbero stati a conoscenza delle irregolarità e non sono pochi coloro che per questo hanno già deciso di intentare causa nei suoi confronti. Il 29 settembre, in occasione dei festeggiamenti per San Michele, patrono di Cuneo, non avrà luogo il tradizionale spettacolo pirotecnico che caratterizza da 15 anni la festività del capoluogo provinciale. L'amministrazione municipale locale ha dovuto rinunciare ai fuochi artificiali a causa delle ristrettezze economiche in cui versano le casse del comune, così come quelle di altri enti locali, ma anche per l'impossibilità di ottenere finanziamenti esterni per lo spettacolo. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì richiederà l'archiviazione del caso inerente al decesso di Giovanni Carlo Mura. Il 22enne è rinvenuto cadavere la mattina del 1 giugno scorso in località Passionisi del comune di Mondovì, nelle immediate adiacenze dell'Istituto Agrario, attribuendone le cause della morte ad un gesto anticonservativo, ovvero al suicidio.